E ciao a tutti, io sono Terran e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su Minecraft e Simple Life. Yeah, sebbene vi ricordate nell'ultimo episodio, se l'avete visto, se non l'avete visto, andatevela a pigliare, datevela a vedere. E nell'ultimo episodio abbiamo cominciato a fare il mulino e come avete potuto vedere, io ho fatto qualcosina, il mulino d'acqua e sono molto fiero di questo arco. È molto bello, mi piace, insomma, non so se è molto bello, ma a me piace. È una struttura abbastanza imponente e pensavo di continuarla a fare per altri tre o quattro archi e altri due o tre in quell'altra direzione e dovremo avere a quel punto un'ottima generazione dell'energia elettrica. Già questa, tutto questo ci porta l'energia in una batteria che ho posizionato in casa, anche se per il momento lo lasciamo un attimo da parte perché ho dei problemi più impellenti. E in particolare i miei villaggeri sono molto tristi. Oh, vediamo subito che la felicità totale è 4. No, non è buona abbastanza questa felicità. Dovremmo far qualcosa sicuramente. Ma basta, è discorso abbastanza. Pertanto dobbiamo fare sicuramente delle guardie. Ok? Fare delle guardie e potenziare e sviluppare le case. Perché se non sbaglio, va in base al cibo, la presenza di guardie e la presenza di case per ogni abitante. Case di livello 1 ospitano una persona soltanto. Noi abbiamo 4 abitanti in tutto. Quindi avremo bisogno di portare tutte le nostre due case a livello 2. Abbiamo qui la nostra cara Nora che ha necessità di tutti i minerali per cominciare, per poter terminare la sua struttura. E io ce li ho, dovrei avere. Mi libero di robe che non mi servono né ora né mai. Mi sono fatto qualche attrezzo nuovo, non so se si nota. Ma niente di particolare. Il cobalt iron, insomma, l'hammer e là. Sono praticamente attrezzi che fungono alla stessa maniera degli altri, ma soltanto in un'area 3x3. Mi serve per velocizzare lo smaltimento di quella cosa lì. Perfetto, andiamo a prendere tutta la roba, tutto il materiale che gli necessita. È un bel po'. Tieni, goditi tutta questa roba. Mi ci è voluto un sacco di tempo per recuperarla. Ecco qua. Tieni. E sto giro io ho preso veramente tutto quanto. Tra l'altro c'ho della legna in più. Ho della legna in più, sei sicuro che mi serve? Sicura che non ti serve? Sicura che non ti serve. È una gran bella struttura, una struttura piuttosto imponente. E sicuramente Nora avrà un po' da fare a piazzare tutte quante le cose. E noi la lasciamo qui a lavorare mentre andiamo a prendere del cotone. Cotone che ci servirà per fare delle stringhe, stringhe che ci servirà per fare un arco. Arco che ci servirà se trovo il cotone. Eccolo qua. Quanto ne ho? 34, 35. Come si faceva a farci il cotone? Così, 3. Quindi prendiamone uno in più. È quasi già l'ora di andare a dormire, che è incredibile. Eccolo qua. Prendiamo, facciamo le stringhe. Nostre 4 stringhe, non mi ricordo neanche più come si fa un arco. Non mi ricordo più come si fa un arco. Verso 1, 2, 3 e 3, perfetto. Poi il mio bastone della costruzione l'ho lasciato a Casina Bella. Per giustamente, via. Se ne riparla domani mattina, suppongo, perché il sole sta per tramontare. A domani. E buongiorno, un'ottima mattinata per sistemare le cose. No! Vabbè, vicino, vicino sempre come sempre. La nostra Nora era andata a dormire, brava Nora. Rimani al sicuro dai pericoli di questo mondo cattivo e malvagio. Bene, facciamo queste cose qui. Questo. Ecco qua. E andiamo a prendere le nostre due guard tower. Perfetto. Direi perfetto, tra l'altro l'ho già fatto. Mayoral Duties. No. Ah, ne vuole 4. Completiamo la missione e ne facciamo altre due molto, molto velocemente. Tanto qui ho una buona quantità di cotone. 9, perfetto, è quello che mi serve. Signori, no, non avevo visto che ne voleva 4, avrei creduto che ne volesse solo 2, d'altronde è andata così. 1, 2, no, aspetta, prima il cotone, stringhe, poi facciamo così.
qua, fatto e fatto. Perfetto. Ecco qua. Epic loot bag, bene, benone direi. Una casa per il pescatore e dopo ci sarà il minatore, va bene. Noi però adesso andiamo a piazzare questa nostra torre di guardia. Dove la metterei? Io la metterei qui davanti a questa casina. Non troppo a ridosso, non troppo in là. In una direzione, cioè sempre il solito pattern, seguendo sempre il solito pattern, andiamo a vedere se la piazzo qui. Cosa succede? Che cavolo mi ha fatto? Non, wooden livello 5, faccela vedere. Perfetto. Allora, la torre si svilupperà in quella maniera lì. È sicuramente troppo vicina alla casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. E vediamo di qua se ci possiamo essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfettissimo, direi. E se ti spostassi più in alto, te saresti troppo in alto, quindi direi che questa è la posizione corretta. La potrei volere un po' sopraelevata, però è già sopraelevata di suo, quindi non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sai che farei così, la sposterei di due più in là e di due più su. Vai, fatta. Così sta in una posizione sopraelevata. Adesso c'è soltanto da trovarla. Eccola qui. E gli possiamo dire build building appena ha finito di costruire quella struttura. Provvederà a farla. Vedete che ci vorrà un po' di tempo. Tra l'altro leggevo che ogni città può avere al massimo un magazzino, che sarebbe questo, e per ogni magazzino avremo due portantine. Che sono, se non erro, questi qui. Il Getting Around, il Delivery Man, che andrà a giro per tutte le nostre zone, per tutti i nostri edifici che lavorano e provvederà a consegnare gli oggetti. Ora, io off camera sicuramente finirò di completare la torre. Comincerò a sviluppare le nostre casine. Come vedete, metterò adesso a fare. La richiesta, ho messo adesso la richiesta perché vorrei cercare di innalzare la felicità che cambia ad ogni sera e quindi doverla fare mentre registro è una roba un po', diciamo, lunghina, impensabile. Quindi Nora lavorerà un sacco a questo tipo di lavori, probabilmente alzerò anche il municipio a livello 2, ma quello non lo so ancora, vedremo. Quello che vogliamo fare adesso, se non erro, se non avevo detto, mi pareva di aver detto che volevo procedere con il ramo delle missioni delle bla bla bla, Modern Machines. Oh, sì, esattamente. Vediamo un po'. Basic Capacitator non dovrebbe essere cambiata la sua ricetta. Basic Capacitator. Ecco qua, esatto, mi servono dei golden nugget, un pezzo di copper e due redstone. Vediamo un po' se nella nostra cassettina laggiù, nei materiali, e presto comunque dovrò fare un sistema di immagazzinamento molto più efficiente perché questa roba qui veramente sta cominciando a diventare tediosa. Già, questo episodio è questo, il nono, però non siamo ancora neanche lontanamente vicini a fare delle cose un pochettino più automatizzate. Un pezzo di copper, prego. Non ho il copper. Non ho il copper. Brucia lì. Copper. Uno e due. Vai. Il nostro pezzettino di copper sta per essere pronto. Fatto. Detto fatto. Cotto e mangiato. Perfetto. Quindi abbiamo uno, due. E parapim parapam, fatto. Nostro basic capacitator, perfettissimo. E adesso dobbiamo fare una machine chassis. Ok, una chassis per le macchine. Ok, mi servirà un blocco di redstone, delle iron bar e delle steel ingot. Perfetto. Quindi blocco di redstone, quindi 9 redstone. Il ferro qui ce ne ho, del ferro, del ferro, del ferro. Non ho del ferro neanche qui. Che brutta cosa.
Ok, questo è un altro blocco di rame. Sto avendo l'inventario pienerrimo. Andiamo a posare la nostra epic loot bag, che intanto non ci serve ad alcunché. Si trova soltanto robaccia in queste loot bag. Potrei trovare del ferro. Casualmente mi servirebbe. Andiamo a vedere nella nostra casetta se ho lasciato lì l'acciaio, perché non mi ricordo dove l'ho messo. Acciaio! Acciaio! Ecco qua, i nostri 34 pezzi d'acciaio. Andiamo a farci delle iron bars. No, bah, guarda quanti stecchini che ci avevo giù. Iron bars, perfetto. 1, 2, 3, 4. Dovevo prima fare il blocco di redstone. Eccolo qui. Bravissimo. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4. E il nostro chassis è pronto. La missione dovrebbe essere completata. Noi andiamo a liberarci di un po' di robaccia. Perfetto, è sempre fantastico cliccare e avere l'inventario ripulito. Ci dà altri due basic capacitator e un'altra machine chassis. Sicuramente non ci spostiamo sopra perché è molto comodo. Ora, lui vuole del silicone. Quattro pezzi di silicone. Noi abbiamo diversi modi per battery all turns to dust, soul bounding, wireless, a lick of paint. Ok, partirei col sag mill per l'appunto, perché ci sono due modi per ottenere il silicone. Ok, dovrebbe essere silicone, credo. Silicon, un silicato, vabbè. Dicevo, quello della refined storage, quindi bruciando del nether quartz, che oddio, non mi sembra proprio la soluzione migliore, oppure grindando, quindi tritando della sabbia, abbiamo la possibilità del 50% di ottenere del silicone. Quindi io procederei di sag mill. Come si fa la sag mill? Ci vuole un machine chassis, 4 pezzi di ferro più un pistone che non ne rammento neanche mai come si fa. Allora, per il pistone ci servirà sicuramente della redstone. Ok? Allora, redstone che ho qua giù. Redstone che ho qua giù. Non mi basta questo ferro qui. Meno male, ne ho smeltato un altro pochettino. Ecco qua. Ce n'hai dell'altro, bimbo? Intanto tirami fuori questo blocco di copper. Poi prendiamo 8 pezzi di ferro e cuociamoli nel mentre che stiamo qui a pensarci. Benone, benone. Vediamo intanto laggiù Nora che sta procedendo per bene con le sue attività. Ci servono sicuramente 3 flints. Flint, 1, 2, 3. Ok, te non mi servivi. No, perché ce ne ho così tanto di redstone? Fammi vedere. Allora, dovrei avere la cobblestone. Ce l'ho. No, non si fa così. Si fa 2, 4, poi 3 sopra, la redstone sotto e il ferro nel. Sì, sono bravissimi. Sono una roba di quelle devastanti, ragazzi, di quelle devastanti. Quindi poi questo si fa così, l'ho vista adesso la ricetta e abbiamo il Sag Mill, la nostra prima macchinetta che utilizzerà RF. Noi dobbiamo scegliere una ricompensa. Io so come ottenere gli smeraldi, anche se non l'ho ancora detto, e quindi non mi interessa. Diamanti ne sto trovando a sfare. Penso che opterò per la redstone. Capirete poi il perché. Non so se capirete il perché, ma per ora è la cosa che ho trovato di meno. Al di là degli smeraldi, che gli smeraldi c'è un modo molto semplice e facile per trovarli. Ma si sta facendo notte, quindi attenderei sicuramente l'arrivo di un altro giorno. A tra poco. E buongiorno mondo. Bene, allora siamo qui in questo momento per prendere il martellino, dirgli che questo è un punto di output, attaccarci un LV e me ne servirà un altro. Perfetto, quindi dovrei andare sicuramente a cuocere. Però potremmo fare diverso, potremmo fare diverso. Al fine di fare in fretta, dopo tanto sistemerò tutto e le macchinette non andranno sicuramente in giro a questa maniera qui. Possiamo fare questo, appoggiarlo qui, prendere del cavo, adesso qui c'è un relay e fare in questa maniera. Questo dovrebbe in questo momento accettare RF. Ecco fatto, signori. In questo modo qui noi possiamo andare a prenderci della sabbietta, sabbia, ne prendiamo un intero
gruppetto, un intero cumulino di 64, e ce le buttiamo. Se tutto va come dovrebbe andare, dovremmo avere almeno, perché potrebbe andare peggio o meglio, un mezzo stack di silicone, come ho detto prima. Ne abbiamo già 4, quindi abbiamo finito la missione. Ecco, perfetto. Basic Capacitator. Ora, lui vuole 8 Basic Capacitator. Signori, ma io 8 Basic Capacitator tutti in una volta. Sto continuando a battere il microfono, farà un fastidio. Tutti in una volta. Quando mai li prenderò? Oh, Alloy Smelter, ragazzi. Lo sapete cosa farà l'Alloy Smelter? Ci darà accesso a tutta una quantità incredibile di piantine magiche. I silicon seed, quelli della Mystical Agriculture, come vedete possiamo combinare nell'Alloy Smelter tutti questi semini che ci produrranno le risorse. A quel punto la nostra necessità di materiali sarà praticamente esaurito in maniera quasi automatica. Grazie alla nostra Filippa potremo coltivare tutto quello che ci è necessario per ottenere magicamente le nostre risorse, ma per quel momento dovremo essere pronti a aver fatto il nostro Refined Storage System. Allora, direi di procedere intanto con calma. Probabilmente gli 8 capacitator, basic capacitator, ce li facciamo off camera, visto che le abbiamo già fatto uno. Procederei a provare a fare l'alloy smelter, ok? Che sono 3 fornaci, un machisassis. Mamma mia, mi si annoda veramente la lingua. Ok, vediamo un po'. Il machine sassi, shashi, ne abbiamo sicuramente un altro. Ci servono 3 fornaci. Ok, facciamo così, bene. 3 fornaci, poi ci servirà una grande quantità di ferro, perché ci serve il calderone. E andiamo a vedere se ne ha cotto un altro pochettino. No. Mamma mia, accidenti. Accidenti a questa cosa qui. Allora, ferro. Dove sei? Ferro, dove sei? Ragazzi, mi manca il ferro. Ok, vediamo un po'. Dammene un altro pochino, lo butto qui dentro, che così tanto ci avvantaggiamo. Qui non c'entra altro. Benissimo, direi. Perfetto, questo sta raffreddandosi. Intanto andiamo a vedere, già che siamo qui, a che punto sta Nora. Bene, brava Nora. Ovviamente questo qui è un magazzino soltanto di livello 1, quindi diventerà molto più grande. Probabilmente ci verrà messa anche un secondo piano. Che cosa sono? Il rack? Davvero? Wow, ma sono fantastici, sono delle casse. Soltanto che risultano essere diverse, cioè nel senso... come bellini. Mi sarebbe piaciuto molto di più se avessi potuto utilizzare diciamo i drawer, però anche una roba proprietaria, qui non c'entrerà tantissima roba, ma meglio di un calcio nelle parti basse, suppongo. Quanto ti manca Nora? Che cosa ti manca da fare? Vabbè, il nostro ferro sarà pronto a questo punto. Possiamo fare l'alloy smelter e probabilmente riusciamo a fare anche un semino di livello basso. Per quello che concerne, ci sono altri 2 blocchi, fammeli, grazie. Grazie, sir. E vediamo un po'. Alloy smelter, ecco qua, dovrei avere tutto. Ecco qua, la nostra alloy smelter, che funziona da fornace, vi ricordo. Funziona da fornace, ma ci permette anche di combinare diversi tipi di metallo. Oltretutto, vedevo che in questa mod pack c'è anche la More Tinkers, che aggiunge praticamente materiali, i materiali delle altre mod in alla Tinkerer, praticamente a quella che mi fa fare gli attrezzi. E ho visto che i materiali migliori, ovviamente, non sono quelli non sono più quelli di fine gioco della Tinker, che si sono praticamente già raggiunti, perché cobalto e ardite l'abbiamo già trovati, ma sono altri materiali che sarà molto più difficile da recuperare. Ok, quindi qui abbiamo fatto questo, qui possiamo approfittarci un attimino della corrente di questo povero disgraziato, benone. E dandogli corrente noi possiamo andare a vedere il seme più facile da fare a Mystical Agriculture, che potrebbe essere sicuramente quella dell'Inferium Essence.
che si ottiene dall'Inferium Seed di livello 1. Quindi mi serviranno un seme e 8 Inferium Essence. Io, se non sbaglio, allora, un seme sicuramente ce l'ho qui. Poi l'Inferium Essence, quante ce ne sono qui? 24, quindi a me me ne servono 8. Perfetto. E c'è da vedere anche, ci sarà da verificare poi, e vediamo che li combina anche abbastanza rapidamente per darci l'Inferium Seed di livello 1. Vediamo, andiamoli a coltivare così, mentre Filippa potrebbe, se compatibile, darci una mano nella progressione di questo tipo di coltivazioni. Noi le andiamo a mettere qui e niente ragazzi, non c'è molto da fare se non aspettare e vedere se Filippa sia proprietà di questo, dei frutti di questo piccolo nostro caro semino. Speriamo di sì. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto, anche perché stiamo andando troppo per le lunghe, e fatemi sapere cosa ne pensate semmai nei commenti, e ci vediamo in un prossimo video con una torre di guardia già fatta, suppongo, spero, credo, non so perché. E ci si vede. Ciao ragazzi, ciao ciao.